Siamo nel bacino portuale di Vado Ligure sul cantiere di realizzazione della nuova diga foranea in fase 1. Alle mie spalle vedete i tre nuovi cassoni già posizionati nella configurazione di progetto, mentre il quarto è in corso di completamento per essere poi messo in posizione nelle prossime 2 settimane. Intanto stanno continuando i versamenti di materiale lapideo per completare la realizzazione dello scanno. Ad oggi abbiamo versato 1.130.000 tonnellate di materiale e siamo a uno stato di avanzamento del 65% circa. La prossima lavorazione invece che inizierà a breve sarà la demolizione delle sovrastrutture della diga esistente. Queste demolizioni verranno effettuate tramite l'uso controllato di microcariche. Potete vedere i fori che sono già stati effettuati lungo tutto il muro. Dopodiché i blocchi di materiale verranno portati in radice della diga per un'eccessiva frantumazione per rendere il materiale idoneo all'utilizzo per il riempimento dei nuovi cassoni. Una volta terminata la demolizione del muro, che procederà per conci, effettueremo il salpamento dei cassoni esistenti per il collocamento in opera a seguire e venire a collegare la diga di nuova realizzazione con quella che resterà in opera.